Luca Pieragni è l'allenatore dell'Argentario, coach, il primo derby vinto quest'anno, il primo derby anche vinto bene, perché è stata una partita nella quale siete riusciti a murare tanto e a essere superiori in tanti fondamentali per lunga parte dell'incontro. Beh sì, vabbè, l'importante per noi era sciogliersi un po', no? Perché venivamo da un 4 partite andate male, e credo che il primo set sia stato un po'... abbia evidenziato chiaramente quante scorie c'erano nella testa dei ragazzi. Fortunatamente insomma ci siamo ripresi, e quando siamo riusciti a giocare sciolte senza troppe pressioni sul risultato, penso che si sia espresso anche una buona pallavolo. Io credo che non si debba gestire troppo il risultato, ma si debba giocare pensando a costruire il gioco, a fare quello che, come ti disse l'altra volta, vedo fare quotidianamente in palestra. A livello di gioco cosa le ha soddisfatta soprattutto stasera? Ma sì, il muro ha avuto una parte importante, però tutta la situazione, la fase di muro, difesa e finalmente insomma gli attaccanti si sono espressi insomma per quelle che sono le loro qualità. Se si esclude il primo set dove eravamo veramente abbastanza legnosi sul tiro, no? Non riuscivamo a fare colpi, a cercare altezza, però credo sia parte, ripeto, un po' della loro crescita, facendo parte che imparino a giocare non guardando troppo il tabellone, ma ad entrare sulla palla con criteri di riferimento che li portano a fare delle cose più importanti. Siete una squadra giovane, per squadre giovani sarebbero anche normali degli alti e bassi. Oggi invece sono visti un po' più di irregolarità in campo in tanti fondamentali, meno errori magari rispetto ad altre circostanze. Non ti so rispondere, sì, cioè se gli alti e bassi fanno un po' parte dell'età oppure sono gli avversari che ti permettono di gestire queste cose. Quindi oggi a noi ci è andato tutto bene, un po' ci siamo cercati, quindi credo che questa volta si debba dire veramente brave le ragazze, perché era un momento così e dovevamo togliersi da questa situazione. Penso l'abbiamo fatto nella maniera migliore, giocando a pallavolo. Soprattutto un risultato che dopo un filato di sconfitta